Benvenuti a tutti a Expo Lingua novembre 2021. Buonasera, buon pomeriggio. Sono Laura, Istituto Italia 150. Ciao Alicia, ecco, già ci siete. Scrivetemi mentre io mi presento anche i vostri nomi in chat. Potete aprire la chat, farla visibile per tutti, così tutti possiamo leggere i messaggi. Allora, benvenuti a questo webinar sulle serie TV girate a Napoli e come imparare l'italiano con le serie TV e conoscere anche un po' qualcosa della città di Napoli. Come dicevo, sono Laura, Istituto Italia 150, un'associazione, culturale per l'insegnamento dell'italiano per gli stranieri con sede a Napoli. Buongiorno Sofì, scriveteci anche da dove siete connessi. Va bene Patrice, potete anche uscire prima. Allora vi dico una cosa importante: per chi esce prima e non vede fino alla fine e vuole ricevere via email questa presentazione anche in formato PDF, può inviarmi un'email. Scrivo adesso l'indirizzo email per tutti, anche se apparirà alla fine, info@istitutoitaliacls.it e riceverete tutti questa presentazione in PDF. Poi possiamo anche vederci dopo in un meeting Zoom per parlare se avete domande e io vi presento anche delle offerte speciali per voi. Allora, questo webinar, ciao da Monaco, per persone che studiano l'italiano o hanno un livello, diciamo, intermedio e sono interessati ad approfondire guardando la televisione o le serie TV. Perché le serie TV sono importantissime e utilissime? Perché a differenza anche tecniche teatrali, vedo qualcuno insegna l'italiano con le tecniche teatrali, è ottimo. Diciamo la serie TV come qualsiasi programma televisivo aiuta molto ad ampliare il nostro vocabolario, la nostra comprensione e la serie ha il vantaggio rispetto a un film di essere più breve, quindi non ci impegna tanto. Ovviamente conosciamo come guardare le serie su Netflix principalmente. Io vi parlerò di serie TV italiane girate a Napoli che sono disponibili su Rai Play. Prima che mi scriviate tutti che dalla Germania o dagli altri paesi è difficile vedere Rai Play, nel nostro meeting di Zoom dopo potrò spiegare a tutti o anche sempre a chi mi manda una mail come è possibile vedere Rai Play anche dall'estero. Io ovviamente sono di Napoli, la nostra associazione è a Napoli, quindi contemporaneamente vorrei mostrarvi anche qualcosa di questa città. Qualcuno è già stato a Napoli? No, non leggo nessuno che. No, sì, tanti sì. Ah, Giulia. Ok, allora forse potrete riconoscere qualche posto che già conoscete. Ci sono tante serie girate a Napoli, molte più di quelle che forse pensiate. Sicuramente ne conoscete già alcune. Conoscete una serie TV girata a Napoli? Un nome a caso? Una molto famosa? Ce ne sono un paio molto famose. Io vi parlerò di quelle più famose e di quelle meno famose, però abbiamo veramente solo 30 minuti, grazie Fabrice che ami un posto al sole. Sì, non parlerò io di quella oggi, ma andiamo subito a vedere quale vi voglio presentare. Purtroppo a volte dovrò uscire e interrompere la condivisione perché vi farò vedere anche dei video, quindi dovrò condividere anche l'audio con voi. Allora, queste sono le quattro serie TV che io ho scelto per voi. Sono L'amica geniale, immagino la conosciate tutti, sì, ne ho parlato anche su Expo Lingua a marzo, è probabilmente una delle più conosciute all'estero, basata sui libri di Elena Ferrante. Per voi ho scelto I bastardi di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi e
e Mina Settembre. Io dico sempre che per imparare bisogna anche divertirsi, quindi dovrete trovare una serie che vi piace. L'amica Geniale, anche l'Expo Lingua Lascia, lo so perché ne abbiamo parlato approfonditamente. Questa volta sarò più veloce. Allora, trovarne una che vi piace, perché ovviamente vi deve anche interessare. Allora, sono quattro serie di genere diverso. Quindi l'amica Geniale sappiamo più o meno tutti, ma vedremo, è basata alla grande quadrilogia di Elena Ferrante, la storia di queste due amiche. I Bastardi di Pizzo Falcone è una serie poliziesca, quindi parla di un commissario di polizia nella Napoli di oggi. Pizzo Falcone è un quartiere, è una zona di Napoli. Il commissario Ricciardi, anche questa, parla di un commissario, ma è ambientata nella Napoli degli anni 30. Mina Settembre è completamente diversa, è una storia più commedia. Le vedremo un poco di ciascuna per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi. Iniziamo con L'amica geniale, ovviamente, dal libro di Elena Ferrante. Ora, qual è la grande differenza tra la serie e il libro? La grande differenza tra la serie e il libro è proprio la lingua. Quindi l'unica importante differenza con il libro è nella lingua dei dialoghi, che nella serie sono in napoletano. È una differenza fondamentale, ovviamente, ed è ricca di interesse, soprattutto se teniamo a mente le parole dell'autrice. Lei scrive: "Il dialetto della mia città mi ha spaventata. Preferisco che echeggi per un attimo nella lingua italiana, ma come se la minacciasse." Vedremo cosa significa fra un minuto. Il regista della serie, Saverio Costanzo, per necessità di realismo cinematografico, ha sviluppato la serie in dialetto napoletano. Ma ovviamente le parti in napoletano, come vedremo fra poco, sono sottotitolate, perché non solo voi non le capireste, ma non le capirebbe neanche un milanese che non conosce il dialetto. Vediamo perché, la differenza tra la lingua del libro e quella della serie. Il dialetto napoletano viene considerato un dialetto che include, e l'italiano invece una lingua che esclude alcune persone che non parlano il dialetto, perché parliamo di una Napoli degli anni 60, in cui il dialetto era la prima lingua. Leggiamo questo dal libro, no? Un passaggio significativo in questo senso è quello in cui Lila, Lena e Carmela si ritrovano sul sagrato della chiesa a parlare di fidanzati, quindi tre amiche che parlano di un tema privato. Leggo: "Perché gli dici di no?" mi chiese Lila in dialetto. Risposi all'improvviso in italiano, per farle impressione, per farle capire che, anche se passavo il tempo a ragionare di fidanzati, non ero da trattare come Carmela, perché non ero sicura dei miei sentimenti. Era una frase che avevo imparato leggendo Sogno e Lila mi sembrò colpita. Cominciammo come se fosse una delle gare delle elementari, una conversazione nella lingua dei libri, che ridusse Carmela a pura e semplice ascoltatrice. E quindi, tornando di colpo al dialetto, mi consigliò di fidanzarmi con Gino." Cosa vuol dire qui questo passaggio dal dialetto all'italiano, no? Il dialetto lo capiscono tutte e tre le amiche, invece se voglio fare impressionare qualcuno, parlo in italiano. E quindi questo italiano include ed esclude, ma tutte le frasi, quindi perché gli dice di no, mi chiese Lilia in dialetto. Naturalmente nella serie questo viene detto in dialetto napoletano. Ne guardiamo insieme allora qualche minuto. Durante la visione dei video, io purtroppo non potrò leggere la vostra chat. Ok? Allora.
Condividiamo tutto. Ok. Eccoci. Questo non può continuare a studiare. Tanti l'esame, lo faccio stesso. E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare. Perché avessi a studiare solo che è pure femmina? Perché ci provo proprio lui. A parlare con me, il fratello riceve adesso. Rino, ma basta! Ma capite che... E basta! Questa cosa la scuola mette, non la voglio sentire più! Elena! Scena, io vengo poco. Ma vengo. Crei, non te ne importa. Quello che fai tu o faccio io? Fu in quell'occasione che mi convinsi che niente potesse fermarla e che anzi ogni sua disobbedienza aveva sbocchi che per la meraviglia toglievano il fiato. Contenta di vederti, Lena. Anche io. Ok. Ok, torniamo. Ok, così posso leggervi. Com'è andata il napoletano? Difficile, no, da capire. Ma per fortuna, come vedete, il dialogo in napoletano era sottotitolato, la voce narrante è invece in italiano. Lo so, non è facile. Ripeto, anche per chi è italiano ma non napoletano, i dialoghi in napoletano sono sottotitolati. Passiamo a un'altra serie, ecco, che è in italiano, pur essendo tutta girata a Napoli, con la maggior parte degli attori napoletani. E si chiama I Bastardi di Pizzo Falcone. Le prossime tre serie, quindi Bastardi di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi e Mino Settembre, sono basati su dei romanzi di un autore napoletano, Maurizio De Giovanni. Vediamo di che cosa tratta I Bastardi di Pizzo Falcone. Quindi, come dicevo, è una serie poliziesca. I Bastardi di Pizzo Falcone è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 9 gennaio 2017. L'ispettore Giuseppe Loiacono, romano d'origine, viene trasferito a Napoli e viene chiamato a far parte della squadra del commissario Palma, uomo dai modi gentili, poliziotto integerrimo, a cui viene affidata una squadra di agenti per lo più macchiati di una qualche colpa e per questo ritenuti poliziotti scomodi dai dirigenti e che quindi nel quartiere e nella polizia stessa vengono chiamati i bastardi. Sono state prodotte in totale 3 stagioni di 6 episodi ciascuno. Se volete farmi domande in chat, tranquillamente, ma poi, come vi ho detto, possiamo sentirci anche dopo su Zoom. Quindi questo commissario Loiacono è romano di origine ed eccolo qui, il personaggio che interpreta l'attore è Alessandro Gassman, figlio di un noto attore, Vittorio Gassman, già che ha fatto film con Sofia Loren. Il cui Vittorio Gassman era napoletano, poi si è trasferito a Roma e il figlio infatti è nato a Roma e nella serie fa proprio la parte di un romano che si trasferisce a Napoli.
mentre gli altri attori sono realmente napoletani, perché pur non parlando napoletano, diciamo per noi italiani si sente chi ha una cadenza napoletana, quindi proprio per essere una serie verosimile di poliziotti napoletani, gli attori sono realmente napoletani. Vediamo una anzi, questo è più lungo come video, perché questo video mi piace molto. Qui è un backstage, vale a dire, parla molto il regista della serie e viene presentato un altro protagonista di questa serie, che è la città di Napoli. Ascoltate in che modo è presente la città di Napoli in questa serie. Napoli è un personaggio fondamentale che è proprio la città, le location, le ambientazioni. Napoli, così bello, una città così multiculturale, una città che è stratificata dalle esperienze di culture, dalle più disparate da 2000 anni a questa parte. È una città che ha assorbito dalle culture del mondo, le ha elaborate e di quelle culture non c'è più traccia se non invece all'interno dei comportamenti, del linguaggio, dell'eleganza, del vivere, della capacità di saper anche affrontare le invasioni, soltanto attraverso non una ribellione, ma attraverso invece una digestione. Napoli è una città con una capacità digestiva molto forte e questa è una cosa che me la fa amare molto. C'è il mare di ispirazione, Capri, Castel dell'Ovo qui sotto. Siamo su Pizzo Falcone, primo insediamento proprio storico della città. Qualunque popolo, qualunque etnia sia venuta in questa città è sempre stata accolta dai partenopei. Nel momento in cui dovevo fare le scelte delle nuove location, delle nuove ambientazioni, ho cercato di mantenere quello sguardo innamorato perché Napoli è una città che ti fa innamorare. Napoli è una città piacevole da vivere. Napoli ha una marcia in più perché oltre che il mare, intorno a questo mare ci sta un popolo ancora autentico. Questa autenticità del popolo napoletano è qualcosa di molto particolare. Volevo portare questa napoletaneità, no?
che non volevo assolvere soltanto attraverso immagini, come dire, cartolina. Cioè, Napoli deve, a mio avviso, deve trasudare, deve respirare anche attraverso gli ambienti al chiuso, nelle case delle persone, negli oggetti, nei comportamenti, nei vestiti, in quello che si mangia, in quello che si dice, negli sguardi delle persone. Questa serie, secondo me, mi sta dando moltissimo, proprio perché non è soltanto un bel modo per raccontare una città, ma anche per amarla e forse educare anche a chi non lo conosce ad amarla di più. Napoli ci sta accogliendo come l'altra volta, benissimo, si lavora bene in questa città, siamo contenti. Eccoci qua, era un video un po' lungo, vi ho detto. Ma è proprio, mi fa molto piacere presentare la città di Napoli in questo modo. Adesso posso leggervi ancora. Sì, a me piace tanto questo modo di presentare la città, quindi io dico impariamo l'italiano e impariamo anche a vedere qualche bel posto. Passiamo al commissario Ricciardi, ok? Sempre Napoli ovviamente, ma siamo nella Napoli degli anni 30, ok? Quindi un'atmosfera diversa, ci sono i costumi, le auto. Siamo nella Napoli degli anni 30 in pieno regime fascista e la storia segue le indagini del commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi. L'uomo custodisce un terribile segreto ereditato dalla madre che chiama il fatto. È in grado di percepire gli spettri delle vittime di morte violenta, sia incidenti che omicidi, in un'immagine evanescente nei luoghi del decesso, che continuano a ripetere ossessivamente la frase che stavano dicendo o pensando nel momento della morte. Quindi è una serie appunto diversa, c'è quasi un po' del mistico, questo spettro che si vede, e questa nostalgia, il regime fascista, tutta un'altra ambientazione nella stessa Napoli. Vediamo un altro pezzettino, più breve perché il tempo vola. Ok. Buonasera signori, un po' di pazienza per favore. Nessuno di voi può ancora lasciare il teatro. In fondo speravo in una vostra visita. L'uomo domanda scusa per l'intrusione, signora, ma il poliziotto aveva il dovere di farlo. Sono stato molto fortunato ad avere te quando ero bambino. Che fa? Ma stai via, ti mando! Ora. E io sono il commissario Ricciardi, quello alla mia spalla è il brigadiere Maione. Fatemi vedere dove è successo. Solo lui è il colpevole, voi non avete fatto niente, ma voi lo sapete che ha ucciso per conto vostro. Luca! Luca! Brigadier. Vi farebbe bene vedere come può essere bello un sentimento e la sua espressione. I sentimenti li conosco bene, padre. Uno può anche averne abbastanza. Io sono una persona chiusa, non mi apro con nessuno. Amore mio, se solo potessi risparmiarti la mia dannazione. Eccoci qua, vedete, è un'ambientazione diversa, un mood completamente diverso, quindi
È anche più lenta come ritmo, la lingua forse anche forse più facile da comprendere perché tutto ha un ritmo molto più lento. Andiamo avanti e vediamoci l'ultima serie che vi vorrei proporre, sempre invitandovi al meeting dopo, per parlare di Rai Play e delle vostre offerte. Allora, l'ultima è Mina Settembre. Chi è Mina Settembre? Gelsomina Settembre, detta Mina, è un'assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli. Dopo essersi separata dal marito magistrato, torna a vivere con l'oppressiva madre. Tutti i giorni Mina cerca di dare aiuto alle persone che si presentano da lei e cerca di lei in cerca di un supporto psicologico. Nella sua missione viene aiutata anche dal nuovo ginecologo del consultorio e dal portinaio dello stabile dove si trova il consultorio. Ok? Anche qui tutti attori napoletani. Andiamo a vedere pochi istanti di questa serie. Mi chiamo Mina Settembre, vivo a Napoli e sono un'assistente sociale. Dottore, io sono disperato. Troveremo una soluzione. Io e mio marito Claudio ci siamo separati e io sono tornata a vivere da mia madre, che non è il tipo di madre dalla quale vorreste tornare a vivere. Questa vigna dall'acqua mi sposta le cose. Ho due amiche, Titti e Irene. Ci conosciamo da quando eravamo bambine. Tu la devi smettere di fare rabbia. Domenico, il ginecologo del consultorio, non mi è del tutto indifferente. Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia. Me l'hanno sempre detto che ho la capa tosta. E questo è il momento per dimostrarlo. Ok, e siamo quindi arrivati anche all'ultima, è il momento praticamente di salutarci. Istituto Italia 150, grazie Caterina per scrivere perché purtroppo io non leggevo la chat durante i video. Allora, grazie mille per aver partecipato, vi aspetto a Napoli per vedere insieme questi luoghi dal vivo. Sono Laura Rasmussen di Istituto Italia 150. Ecco qui anche la mia mail e il mio numero di telefono. E vi aspetto su Zoom oppure inviatemi anche una mail e vi invierò questa presentazione. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie Holly, Alicia. Grazie per aver passato questa mezz'ora di sabato pomeriggio con me e grazie soprattutto agli organizzatori di Expo Lingua, come al solito una grande opportunità per tutti per stare insieme e per portarvi un pochettino anche di Napoli a casa, oltre ovviamente che la lingua italiana. Benissimo, abbiamo finito e spero di rivedervi presto su Zoom, online o forse a Napoli, chissà. Se puoi venire su Zoom, Angelica, ti spiego come si può vedere RaiPlay in Germania. Oppure mandami una mail perché diciamo, avevo questi 30 minuti e non volevo usarli per questo dettaglio tecnico. Ok? Se ci vediamo su Zoom fra poco, è un meeting, quindi possiamo parlare. Posso vedere anche io tutti voi. Ok? Allora, mail o Zoom fra poco e parliamo di dettagli tecnici, fra virgolette. Ancora una volta, grazie, grazie a tutti, grazie a Expo Lingua, Wiedersehen, also, bis bald. Tschüss. Ciao, Alicia.